Non capisco a valutare l'opportunità, nel senso che una ricognizione comunque sia delle banche del germoplasma, cioè, vorrei capire meglio, è una cosa assolutamente dovuta, soprattutto nel momento in cui questa legge si impegna nel rigestire tutto l'intero territorio italiano. Quindi dovrebbe essere un'azione che il governo deve portare avanti a prescindere. Per questo dico, non credo che cambi molto tra a valutare l'opportunità e portare avanti questa iniziativa, cioè alla fin fine, no? Comunque, accettiamo la riformulazione nella speranza che proprio sia un'azione che il governo vada a fare. Grazie. La ringrazio. 12 Labate, riformulazione accolta, ok. Vargiu, riformulazione accolta, perfetto. A questo punto passiamo al voto finale. Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto l'onorevole Pastorelli, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro. Siamo chiamati ad esprimere nuovamente il nostro voto su un disegno di legge dal contenuto ambizioso ma essenziale per la tutela dell'ambiente, il rilancio dell'agricoltura e del Made in Italy. In questo senso rilevo con soddisfazione che le modifiche apportate dal Senato non hanno cambiato gli aspetti essenziali del disegno. La creazione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nell'ambito del quale gli stessi agricoltori sono i veri protagonisti e rappresenta un elemento centrale di tutto il progetto. Il sottoscritto, così come tutta la componente socialista, ha da sempre creduto nell'importanza dei piccoli produttori agricoli nella preservazione dell'ambiente, del territorio e dunque delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione. Fa piacere constatare che non ci sbagliavamo.